più prestigiosi. Ambasciatrice della canzone romana nel mondo, è venuta a trovarci ad Uno Mattina Elena Bonelli. Buongiorno. Grazie, e buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi e a tutti. Grazie di essere qui. Grazie a voi. Allora, la canzone romana ha iniziato quindi a viaggiare, no? Ed è stata proprio ambasciatrice, no? Della canzone romana, quindi della romanità nel mondo. Come mai? Come è successo? Ma guarda, io già quando mi sono laureata all'università ho fatto lingue, proprio perché da attrice il mio obiettivo voleva proprio essere quello di portare nel mondo i miei spettacoli. Ho iniziato con i primi, secondi, terzi, quarti, e quindi dal 93, quindi ormai sono 30 anni che giro il mondo. E quando l'ultimo spettacolo, la canzone napoletana, era uno spettacolo che si intitolava Napoli Mediterranea, con tutti i musicisti arabi, tamburi, cose eccetera, la portavo nel mondo, mi sentivo fare questa domanda: ma perché la canzone romana non arriva mai all'estero? Quella napoletana sì, la romana no. Allora, da questa domanda è nato un progetto, è nata una voglia di scoprire i perché e per come questa canzone non era mai assurta, diciamo, a platea internazionale, al contrario dell'altra gemella, diciamo, napoletana. Sì. E quindi ho iniziato a leggere, a scoprire tante cose, a informarmi, a scrivere libri su questo argomento, e soprattutto ho voluto iniziare questo progetto che si chiamava proprio Roma nel mondo, dove sono stata affiancata da persone meravigliose, artisti come Sergio Bardotti, come Pippo Caruso, come Carlo Lizzani alla regia, anche di un film che abbiamo fatto poi che si intitola Tanto per cantare. E così abbiamo dato vita, debuttando al Teatro dell'Opera di Roma, quindi portando la canzone romana con una grande orchestra sinfonica in un teatro di musica colta. E abbiamo iniziato da lì questo percorso con 60 orchestrali, che poi ha preso il via per tutto il mondo, con tante belle orchestre nel mondo, dirette da maestri o da Pippo Caruso, che pure mi ha seguito per tante tournée, o dai maestri locali. E quindi dicevamo, insomma, tanti anni insomma, di attività professionale, 20-30 anni, no? Mi sembra di capire. Eh sì, una trentinina. Sui palcoscenici di tutto il mondo, che sono stati raccolti in un docufilm realizzato da Rai Documentari, che si chiama appunto Elena Bonelli, la voce di Roma, il racconto del suo percorso artistico e di vita con Roma sullo sfondo. Ma come nasce questa idea? È una delle cose più belle che mi sia capitato nella mia carriera. È stata una decisione partita dalla RAI, e che io ringrazio, proprio la struttura di RAI Documentari, che mi ha chiamata e mi ha detto: vogliamo fare questo prodotto. E quindi è stata un'esperienza stupenda, oltre alla bellezza del docufilm, che veramente mi ha colpito, non l'avevo visto, sono rimasta senza parole. Adesso lo guardiamo insieme, vediamolo un po'. Ina, si puoi dormire, sognate che io ve bacio, e vado il ci sguardo. Cantano ad asso ad asso l'odore dei fiori che si confonde col canto mio sapete tra le fronde. Lei è stata considerata l'erede di Gabriella Ferri e tra l'altro l'ha anche conosciuta. Sì, molto relativamente, l'ho incontrata al Bagaglino un paio di volte. Sì, sì. E le piace, insomma, che la paragonano a lei? Ma guardi, no, per carità, i miti non si toccano. Io mi limito semplicemente a tenere viva la memoria di queste icone della romanità come Anna Magnani e Gabriella Ferri, con tutta la mia umiltà, senza, per carità, voler fare nessun confronto, perché loro sono loro. Io posso solamente ricordarle, farle conoscere ai giovani e mantenere viva la memoria, insomma. Allora, lei, come dicevamo prima, nasce come attrice. Agli inizi della sua carriera ha fatto anche televisione e poi c'è stato anche il teatro. A questo proposito, le abbiamo preparato una piccola sorpresa. Guardiamo insieme questo filmato. Pietro mio,
Io sono la tua Ofelia. Io entrerò nella tua camera vergine e ne uscirò... Come prima? Vabbè, fa niente, ma perché io divento pazza. Ma io coglierò dei fiori per te, e andrò nel ruscello e là annegherò per te. Meno male. Signorita, che cosa danno stasera? Mo sorbole, mo danno il Rigoletto ridotto in 2 minuti da Zorza de Braia con la complicità del maestro Paolo Zintia. Andy Lotto, nato effettivamente a Brooklyn il giorno 10 luglio 1950 e vissuto fino all'età di 15 anni. Now venuto in Italia per insegnare alla scuola italo-americana la cultura anglo-cafone. Eccoci qua. Grazie. Questo era il suo debutto, no? In Due di tutto di Enzo Trapani, sì. E andava in onda sulla Rete 2, come si sì, diceva sì, allora. Sì, 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 mi avete riportato indietro di non so quanti anni, meglio non dirlo, quando l'autrice Carla Vistarini mi chiamò e mi disse: Elena Bonelli, lei ha vinto il provino per Due di tutto, e iniziai questa cosa che era una parodia del... facevamo le parodie di tutto. Ed era questa costanza nella trasmissione, molto molto carina, veramente. Bene, grazie, grazie davvero ad Elena Bonelli. Ricordiamo che oggi pomeriggio andrà in onda il documentario Elena Bonelli, la voce di Roma, che sarà trasmesso questo pomeriggio per l'appunto alle 16.30 su Rai 3. Per cui ringrazio veramente la Rai per avermi regalato il direttore di Rai documentari Fabrizio Zappi per questa mia meravigliosa esperienza di vita. Grazie. E io invece raggiungo dall'altra parte dello studio Massimiliano.